Il lupo e la volpe, dei fratelli Grimm. Il lupo aveva con sé la volpe e questa era obbligata a fare ciò che gli voleva perché era la più debole, sicché le sarebbe tanto piaciuto liberarsi di quel padrone. Un giorno attraversarono il bosco insieme e il lupo disse: «Pelo rosso, procurami qualcosa da mangiare o mangio te». La volpe disse: «Conosco una fattoria dove ci sono due agnellini, se vuoi possiamo prenderne uno». Il lupo fu d'accordo. Andarono, la volpe rubò l'agnellino, lo portò al lupo e se ne andò. Il lupo lo divorò, ma non era ancora sazio. Voleva anche l'altro e andò a prenderlo, ma agì in modo così goffo che la madre dell'agnellino se ne accorse e si mise a gridare e a belare a più non posso finché i contadini non accorsero. Trovarono il lupo e lo conciarono da far pietà, sicché egli arrivò dalla volpe zoppicando urlando: «Me l'hai combinata bella», disse, «volevo prendere l'altro agnello quando i contadini mi hanno acciuffato e conciato per le feste». La volpe rispose: «E tu perché sei così ingordo?» Il giorno dopo se ne tornarono per i campi e il lupo disse: «Pelo rosso, procurami qualcosa da mangiare o mangio te». La volpe rispose: «Conosco una fattoria dove questa sera la padrona cucina le frittelle, andiamo a prenderne». Andarono e la volpe strisciò attorno alla casa, poi sbirciò e fiutò finché riuscì a trovare il piatto con le frittelle. Ne prese sei e le portò al lupo. «Ecco qua da mangiare», disse, e se ne andò per la sua strada. Il lupo divorò le frittelle e disse: «Fanno solo aumentare la voglia». Tornò alla casa e tirò giù tutto il piatto, rompendolo. Ci fu un gran baccano, la padrona uscì fuori e quando vide il lupo chiamò soccorso. Vennero e lo picchiarono tanto che egli arrivò nel bosco dalla volpe, zoppo da due gambe, e urlando disse: «Che razza di guaio mi hai combinato! I contadini mi hanno acchiappato e conciato per le feste!» Ma la volpe rispose: «E tu perché sei così ingordo?» Il terzo giorno, mentre erano fuori insieme, il lupo avanzava a fatica ma tornò a dire: «Pelo rosso, procurami qualcosa da mangiare o mangio te». La volpe rispose: «Conosco un uomo che ha macellato e tiene la carne salata in cantina. Andiamo a prenderla». Il lupo disse: «Ma io voglio venire subito con te perché tu possa aiutarmi se non posso scappare». «Per me?» rispose la volpe e lo condusse per vicoli e sentieri finché arrivarono alla cantina. Là vi era carne in abbondanza e il lupo ci si buttò sopra pensando: «Prima che abbia finito c'è tempo». Anche la volpe mangiò di gusto, ma si guardò attorno e correva sovente al buco attraverso cui erano entrati, provando se il suo corpo era ancora abbastanza sottile per passarci. Il lupo disse: «Cara volpe, perché mai continui a correre qua e là e salti dentro e fuori?» «Devo ben vedere se viene qualcuno», rispose quella astutamente. «Bada solo di non mangiare troppo». Il lupo rispose: «Non me ne vado prima che la botte sia vuota». Ma in quella arrivò il contadino che aveva sentito i salti della volpe. Scorgendolo, Pelo Rosso saltò d'un balzo fuori dal buco. Anche il lupo volle seguirla, ma aveva mangiato tanto che non riuscì più a passare e rimase in trappola. Allora il contadino venne con un randello e lo ammazzò. La volpe invece corse nel bosco ed era felice di essersi liberata di quel vecchio ingordo.